Bibbia può essere sintetizzata con l'acronimo CRIME: creazione, ribellione, iniziativa di Dio, missione, eternità. Iniziativa di Dio. Dio non è rimasto lontano, ma è entrato nel mondo. Ne vediamo traccia nella natura. Le perfezioni visibili sono specchio delle perfezioni invisibili di Dio. Dalla grandezza e bellezza delle creature, per analogia, si conosce l'autore. Scrive San Paolo nella lettera ai Romani: ciò che di Dio si può conoscere è manifesto ai pagani. Dio stesso lo ha loro manifestato. Infatti, dalla creazione del mondo in poi, le sue perfezioni invisibili possono essere contemplate con l'intelletto, nelle opere da lui compiute, come la sua eterna potenza e divinità. La coscienza umana è un altro di quegli specchi in cui è possibile vedere un'immagine di Dio, anche se deformata. È presente in noi una coscienza morale capace di riconoscere l'esistenza di diritti, doveri e valori morali oggettivi che non ci siamo dati da noi. In ogni cultura e civiltà è presente il senso del rispetto della vita, magari in un range molto ristretto, la vita mia e del mio piccolo clan, ma anche all'interno del piccolo clan sono presenti dei principi morali: non rubare, non distruggere l'innocente, rispetta la parola data. La presenza in ogni cultura di una legge morale oggettiva è qualcosa che rimanda a un legislatore morale. Quando i pagani, che non hanno la legge, per natura agiscono secondo la legge, essi, pur non avendo legge, sono legge a se stessi. Essi dimostrano che quanto la legge esige è scritto nei loro cuori, come risulta dalla testimonianza della loro coscienza e dai loro stessi ragionamenti, che ora li accusano, ora li difendono. Anche il fatto che il male è persistente rimanda all'esistenza di Dio, ovvero sia noi continuiamo a essere trasgressori di una legge morale e produciamo il male e facciamo esperienza del male, ma il male, come l'ombra, rimanda alla luce. L'ombra non esisterebbe senza la luce, il male non esisterebbe se non esistesse il bene, Dio. Non solo, ma Dio si è rivelato nella natura, nella coscienza umana e attraverso la storia. Nella storia noi troviamo i riflessi di questa rivelazione di Dio. Stiamo affrontando adesso la Bibbia, che contiene proprio la storia di Dio con Abramo, la sua discendenza, Isacco, Giacobbe, i 12 figli di Giacobbe, le tribù di Israele, la tribù di Giuda, nella quale nacque Gesù Cristo. Stiamo affrontando i primi 11 capitoli della Genesi, che ci presentano una metastoria eziologica, ovvero la spiegazione delle cause dei fenomeni, la creazione dell'universo, della vita, dell'uomo, l'ingresso del male nel mondo, con un linguaggio poetico e figurato, non letterale. Persone e fatti sono veri nel loro valore esplicativo e salvifico eterno, ma sono descritti nel linguaggio proprio di autori umani, figli del loro tempo, ispirati da Dio perché la storia sacra fosse scritta e trasmessa senza errori, alimentando la fede e rendendo possibile la salvezza dei posteri. Una storia di creazione, ribellione e iniziativa di Dio che, come stiamo per vedere, si sviluppa attraverso una serie di alleanze familiari, via via sempre più estese. Un matrimonio, Adamo ed Eva nel segno dello Shabbat. Alcune famiglie di giusti, Noè, i suoi figli e le loro mogli, nel segno dell'arcobaleno. Una tribù, quella di Abramo, nel segno della circoncisione. Un popolo reso nazione con Mosè e l'Esodo, nel segno della Pasqua. Un regno con prospettiva universale, quello di Davide, nel segno del trono, che sarebbe diventato luce per tutte le nazioni, conducendole alla vera adorazione di Dio sul monte Sion e che un suo discendente avrebbe reso eterno. Di qui la nuova ed eterna alleanza in Gesù, il discendente regale di Davide, un vero re sacerdote del vero regno eterno dei cieli, la Gerusalemme celeste, di cui la Chiesa è prefigurazione terrena.
un regno in cui tutti siamo invitati ad entrare per un dono di grazia illimitato, conquistato col sangue dell'agnello di Dio, immolato sulla croce e risorto per la redenzione dell'umanità. Prima di procedere con la narrazione biblica, dobbiamo parlare di sacrificio. La ribellione a Dio, il peccato di Adamo, comporta una condizione spiritualmente danneggiata, decaduta e mortale. L'uomo non riesce più a fare la volontà di Dio, la grazia e la santità iniziali lo hanno abbandonato. In Genesi 3,15, il cosiddetto Protovangelo, Dio ha implicitamente promesso un Redentore e una vittoria finale sul serpente antico e sulla morte. Intanto però Adamo ed Eva se ne vanno dall'Eden coperti con pelli di animali, prefigurazione del sacrificio di animali che si sarebbe reso necessario nelle generazioni a venire. Perché questa necessità? In Genesi 4 leggiamo che i figli di Adamo ed Eva, Caino e Abele, sacrificano a Dio i frutti del loro lavoro di agricoltore, Caino, di pastore, Abele. Sacrificare letteralmente significa fare sacro, render sacro. I nostri progenitori esprimevano enfaticamente la necessità di vincolare se stessi al divino mediante un gesto simbolico che comportasse il versamento del sangue di animali. Un fatto terribilmente serio che oggi ci sconvolge e ci turba. Ma pensate un attimo al valore sacro di un patto di sangue, un giuramento impegnativo e totalizzante che vincola i contraenti al rispetto assoluto delle clausole, pena la morte. In passato le alleanze ed i patti si sigillavano esattamente così, con sacrifici di sangue, perché fosse chiaro ai contraenti che tradire il giuramento avrebbe avuto conseguenze terribili. Questo modo di vincolarsi era usato fra gli uomini, ma anche con il divino, il punto più alto cui guardare e cui tendere, per ogni uomo. Ogni uomo, infatti, tende verso un obiettivo ed organizza gerarchicamente la propria vita in funzione di questo obiettivo, sacrificando cose preziose in vista di uno scopo che reputa ancora più prezioso. Lo studente sacrifica divertimenti e tempo libero in vista dell'esame. Lo sportivo sacrifica il suo corpo, l'alimentazione, in vista della gara. L'innamorato sacrifica del denaro per acquistare un anello da donare all'amata e se la sposa è in chiesa dovrà necessariamente sacrificare ogni altro rapporto intimo con altre donne per restare fedele al giuramento sacro. E così via. Tutti gli uomini sacrificano in ogni epoca, anche noi. Il punto è per chi o che cosa lo stiamo facendo. Chi o che cosa abbiamo posto in cima alla piramide delle nostre priorità? La bellezza, il denaro, il sesso, il potere? Chi è il Dio della nostra vita? La Bibbia rivela il solo vero Dio che non toglie niente ma vuole dare tutto e mette in guardia dal prostrarsi a ciò che Dio non è, perché l'uomo è un costante fabbricatore di idoli, falsi dei che hanno bocca e non parlano, hanno occhi e non vedono, hanno orecchi e non odono. Promettono il successo e la vita piena, ma non possono dare ciò che non hanno, perché sono vuoti simulacri. Un tempo questi idoli assumevano le fattezze di divinità zoomorfe, che Dio, il vero Dio, ha chiesto al suo popolo di sacrificare per liberarsene e vincolarsi con giuramento sacro di sangue soltanto a Lui. Ma questi sacrifici di sangue, temporanei e legati a un'epoca e a un popolo specifici, altro non erano che la prefigurazione del definitivo sacrificio redentivo, quello del Figlio Eterno di Dio incarnatosi alla pienezza dei tempi, che si è fatto carico dei nostri peccati e delle nostre iniquità, distruggendoli una volta per tutte sul legno della croce. Con l'immolazione dell'agnello di Dio nella Pasqua definitiva, Dio stesso ha provveduto a colmare il divario tra noi e Lui, rendendoci nuovamente giusti per i meriti di Cristo morto e risorto, che se accolto con fede come unico mediatore, si applicano anche a noi, ripristinando l'alleanza rotta dal peccato.
Ogni ulteriore sacrificio rituale di sangue dopo Cristo sarebbe stato non solo inutile, ma grottesco e crudele. Dopo Cristo, il culto a Dio si offre nella celebrazione eucaristica, riproposizione incruenta dell'unico sacrificio che ha potere di abbattere il male e vincere la morte. I nostri sacrifici e le nostre rinunce diventano simbolici, spirituali. Di fatto, gli idoli rimangono intatti ancora oggi davanti a noi, come ai progenitori della storia biblica, in tutta la loro potente attrattiva. Si chiamano Dio denaro, Dio sesso, Dio potere, Dio successo e continuano ad ammaliare il nostro cuore con false promesse di felicità, richiedendoci sacrifici di sangue. Si trafigge il cuore della propria moglie o del proprio marito sull'altare della lussuria e dell'infedeltà coniugale. Si sacrifica il tempo sacro con i propri figli sull'altare del successo e della carriera. Si sacrifica la propria dignità e integrità morale sull'altare della popolarità, dell'apparenza, dei like. Tutti fanno sacrifici, sempre, anche noi. Il punto è, per chi? Ora forse possiamo iniziare a capire questi nostri lontani progenitori biblici che facendo offerte sacrificali cercavano di mettere il vero Dio in cima alla piramide delle loro vite, in modo che valori, ideali, rapporti umani e relazioni con i beni si ordinassero nel modo più giusto e in definitiva umanamente più fruttuoso possibile. E qui arriviamo ai figli di Adamo ed Eva, Caino e Abele, la prima generazione di una umanità decaduta. In Genesi 4 vediamo che già sanno come rapportarsi con la divinità. Abele, pastore, sacrifica primogeniti di agnelli e l'offerta è gradita a Dio. Caino sacrifica della frutta, ma il suo sacrificio viene rifiutato. Perché? Primo, Abele ha offerto i primogeniti, Caino non ha offerto le primizie. A Dio si offre il meglio, si offre il cuore, non gli scarti del proprio tempo e della propria vita. Secondo, l'intenzione interiore di Caino probabilmente non è giusta, non è autentica. Terzo, c'è qui il dramma umano del dover affrontare i momenti in cui, nonostante i nostri sforzi e sacrifici, le cose comunque non vanno come noi vogliamo. A volte la risposta alle nostre preghiere è un no che sul momento non comprendiamo. In noi può nascere un sentimento di amarezza, di rabbia e anche odio e invidia verso chi invece riesce in ciò che fa, apparentemente senza sforzo. Caino ne fu molto irritato e il suo volto era abbattuto. Il Signore disse allora a Caino: «Perché sei irritato e perché è abbattuto il tuo volto? Se agisci bene, non dovresti forse tenerlo alto? Ma se non agisci bene, il peccato è accovacciato alla tua porta. Verso di te è il suo istinto, ma tu dominalo». Dio parla con Caino, lo mette in guardia dai rischi del risentimento e dell'invidia. Quando le cose non sono andate come noi volevamo, coltivare frustrazione, risentimento e odio le farà solo andare peggio. Caino porta in campagna il fratello innocente e lo uccide. Uccidere Abele significa uccidere l'ideale, una spinta nichilista fortissima. Io ho fallito nel raggiungere l'ideale e allora muoia l'ideale stesso e chi lo incarna. Ma se muore l'ideale, cosa ci resta? Verso quale obiettivo potremmo tendere? Dove andremo? Dio interroga Caino come fece con Adamo ed Eva. Fa lo psicologo, fa parlare i suoi figli per fargli prendere coscienza. «Dov'è Abele, tuo fratello?» Egli rispose: «Non lo so, sono forse il guardiano di mio fratello?» Riprese: «Che hai fatto? La voce del sangue di tuo fratello grida a me dal suolo. Ora sii maledetto, lungi da quel suolo che per opera della tua mano ha bevuto il sangue di tuo fratello. Quando lavorerai il suolo, esso non ti darà più i suoi prodotti. Ramingo e fuggiasco sarai sulla terra». Dall'uccidere l'ideale verso cui tendere, Abele, l'uomo giusto che sacrifica nel modo corretto a Dio ed ottiene benedizione, conseguono delle maledizioni. Caino dovrà lasciare la sua terra, come Israele perderà la terra promessa ogni volta che infrangerà l'alleanza. Il lavoro sarà faticoso e scarsamente fruttuoso.
La amoralità non porta mai buoni frutti, nemmeno negli affari, solo l'onestà paga a lungo termine. Farà una vita da ramingo e fuggiasco, come ovvia conseguenza per un peccato tanto grande. Caino comprende le maledizioni derivanti dalla sua azione. Disse Caino al Signore: «Troppo grande è la mia colpa per ottenere perdono. Ecco, tu mi scacci oggi da questo suolo e io mi dovrò nascondere lontano da te. Io sarò ramingo e fuggiasco sulla terra e chiunque mi incontrerà mi potrà uccidere». Avendo ucciso senza motivo, per invidia e risentimento, Caino si rende conto che chiunque potrà fare lo stesso con lui ed ha paura. Ma il Signore disse: «Però chiunque ucciderà Caino subirà la vendetta 7 volte». Il Signore impose a Caino un segno perché non lo colpisse chiunque l'avesse incontrato. Caino si allontanò dal Signore e abitò nel paese di Nod, letteralmente terra del vagabondaggio, ad oriente di Eden. Capiamo bene, questa non è la vendetta di Dio. Dio continua ad essere il padre di Caino, non lo odia affatto. La punizione di un padre non ha lo scopo di distruggere, ma di far prendere coscienza del male fatto e delle conseguenze delle proprie azioni ingiuste, ma per salvare i figli e recuperarli al bene. Dopo la morte di Abele, Adamo ed Eva hanno un altro figlio, Set, capostipite della linea di successione che condurrà ad Abramo e alla sua intera discendenza. La famiglia di Dio ora è divisa. Da un lato, Caino fonda una città e la chiama con il nome del proprio figlio Enoch. Il nome, lo Shem, vuol dire anche gloria, fama. Caino è capostipite di una discendenza che glorifica il proprio nome, vuole una casata grande. È ancora totalmente preda del suo orgoglio. Dopo 6 generazioni nel ramo di Caino nasce il suo discendente Lamech, che compie gravi peccati agli occhi di Dio. Prende 2 mogli, infrangendo la monogamia voluta da Dio. È malvagio, omicida, molto più vendicativo di Caino stesso. Dall'altro lato abbiamo Set, il sostituto del figlio ucciso Abele. Non glorifica il proprio nome, ma il nome, lo Shem, la gloria, del Signore. Dopo 7 generazioni nel ramo di Set, nasce il suo discendente Enoch, che camminava con Dio, era un giusto e Dio lo prese con sé e non conobbe la morte. Ma sorgerà presto un problema. I figli di Dio, la linea buona di Set, si mischierà con le figlie degli uomini, la linea cattiva di Caino. Ne nascono gli uomini del nome, dello Shem, gloria, fama. Uomini orgogliosi che glorificano se stessi e non Dio, definiti giganti. Sono gli eroi dell'antichità e gli uomini famosi del passato. Questa contaminazione creò una dilagante perversione e in Genesi 6:5 il Signore vide che la malvagità degli uomini era grande sulla terra e che ogni disegno concepito dal loro cuore non era altro che male. Ma tra loro c'era Noè, uomo giusto e integro tra i suoi contemporanei, che camminava con Dio. Stiamo per entrare nella seconda alleanza di Dio, con Noè il giusto, la sua famiglia e le famiglie dei suoi 3 figli. Una vera e propria seconda creazione, che emergerà dalle acque abissali del diluvio. Un potente messaggio che è di monito, ma anche di accesa e vibrante speranza, che prefigura il battesimo, come vedremo nella prossima puntata.